device che ormai abbiamo tutti o in tasca o davanti alla scrivania, dai PC al tablet o al telefonino, possiamo utilizzarlo tranquillamente. E modulare, quello di cui parlavamo prima, che lo possiamo comporre alla nostra necessità. E non ultimo è open source, che è l'argomento per cui oggi ci siamo qua. Io ci ho messo lì una nuvoletta con un lucchetto per rappresentare l'open source, perché una cosa che secondo me è fondamentale sull'open source e che magari a non tutti gli viene così facilmente da capire, è che oggi come oggi l'unico strumento che ci può garantire la sicurezza dei nostri dati è il fatto che sia open source. Per assurdo, un software che è aperto dà le garanzie di sicurezza dei nostri dati. Si chiama Open ed è la cosa che più ci dà garanzia. Ovviamente, se avete intuito già il motivo, è semplicemente perché essendo open source, quello che fa il software è chiaro a tutti, perché nessuno può nascondere una funzionalità alla quale noi non possiamo andare dentro e controllare se fa quello che dice o se fa altro. Quindi il fatto di essere open source è trasparente e quindi noi possiamo capire perfettamente cosa sta facendo il software e cosa non sta facendo. Quindi quando io digito sul mio strumento di scrittura dei testi, non chiamiamolo come volete, se è open source fa solo quello. Se non è open source, magari intanto che io sto scrivendo sta facendo altro. Non sarebbe neanche la prima volta che si viene a scoprire che intanto che noi facciamo una cosa e il software ne fa un'altra. Quindi l'ultimo paragrafo, l'ultimo argomento è forse quello più fondante di tutta la struttura. Purché gli altri sono fondamentali e sono percepibili a tutti, l'ultimo, secondo me, è la chiave di svolta per cui questo è uno dei pochissimi, se non l'unico al mondo, che vi può garantire questa cosa e anche quelle precedenti. Quindi questo elenco di caratteristiche fa sì che Udoo sia uno strumento sul quale possiamo pensare il nostro futuro e possiamo puntare le nostre aziende un futuro di serenità e di tranquillità e di sicurezza del nostro investimento, dove possiamo mettere i nostri soldi e siamo sicuri che non verremo traditi dall'investimento che abbiamo fatto. C'è un argomento che ci teniamo tanto a cuore noi perché lavoriamo qua in zona e come sapete benissimo ci sono tante aziende piccole e medie che lavorano insieme, in modo coordinato. Oggi la potenza del nostro settore, del nostro territorio è dato proprio dalla flessibilità, che abbiamo tante aziende piccole che sono leggere, sono versatili, si adeguano, si adattano, fanno oggi una cosa, domani ne fanno un'altra, anzi a mezzogiorno cambiano struttura e ne fanno un'altra diversa, quindi sono molto versatili. Quindi il mercato oggi richiede tantissimi lotti piccoli, di piccola quantità, ma tantissima variabilità. Questo fa sì che le informazioni che passano attraverso un'azienda, intanto che produce, e molta di più. Una volta si faceva un lotto di 1 milione di pezzi per un articolo. Adesso invece ne facciamo lotti piccoli, ma tantissima varietà. Questo fa sì che il database, che la informazione che deve gestire l'azienda, esplode. Un punto fondamentale per continuare a essere versatili e disponibili al mercato, reattivi, è la facilità con la quale queste informazioni possano transitare attraverso le aziende. Anche qua Udoo è molto avanti. È più avanti di quello che voi pensate, perché propone questo UBL qua, che per chi non ha mai sentito parlare, si tratta di uno standard a livello mondiale. ISO. Mio collega qua vi può parlare meglio, che lo conosce meglio di me. Sì, questo è un tema. Buongiorno, sono Andrea Piovesana. Questo è un tema importante perché, specie nelle piccole e medie imprese, c'è necessità di trasferire informazioni di tipo business. Infatti, questo si chiama Universal Business Language, perché in sostanza è un modo per cui io posso mandare un ordine piuttosto che ricevere una bolla, piuttosto che inviare una fattura. Tutte quelle informazioni commerciali che oggi molto spesso ho un'azienda che deve caricare e inviare e l'altra azienda poi che deve ricaricare per poi recepire. Esiste uno standard, come diciamo c'è lo standard sui documenti che è stato poi utilizzato da LibreOffice, da OpenOffice, esiste anche uno standard ISO mondiale che serve come un formato in modo che le due realtà possano comunicare in modo univoco. Questo formato può essere un file XML oppure un PDF, quindi io vedo la bolla, la fattura, l'ordine in maniera grafica come PDF. E allegato a questo documento ho un XML, cioè un file dove ho le informazioni che
in modo che il mio gestionale o il mio sistema possa leggerle e caricarmi in automatico l'arrivo della merce, piuttosto che altre informazioni. Ecco, Udo è una realtà dove questo standard è già stato implementato e quindi se io avessi una rete di imprese che utilizzano Udo per leggere e scrivere questo formato dati, avrei già la connessione automatica e comunque molto più di rete tra le aziende che collaborano. Oggi si perde un sacco di tempo in attività burocratiche tipo questa. Caricare una bolla da un mio fornitore sul mio gestionale o il mio fornitore caricare, il mio cliente caricare la mia bolla, c'è questo transito di informazione duplicato costantemente. Più informazioni che cambiano, a noi succede spesso andare nelle aziende che un camion che alla mattina viene scaricato come materiale da lavorare, alla sera è stato già processato, è già finito, un camion di materiale, cioè di tantine, parliamoci chiare. Alla fine giornata è finito perché dovevano, non so, levigarlo piuttosto che verniciarlo. Quindi in una giornata in effetti transitano bilici di roba. Questo vuol dire 10-15 pagine di documenti da caricare. Immaginate, ci sono delle persone tutto il giorno che non fanno solo questo. È una perdita di tempo pazzesca, oltre che gli errori che provoca questo discorso qua. E man mano che andiamo, questo è sempre peggio perché aumentano il flusso perché mi fa meno prezzo, mi conviene mandare a levigare da un terzista. E verniciare da un altro, e montare da un altro, e inviare. Cioè, c'è un transito di tutta questa merce che cambiano di sede, e ognuno deve produrre la documentazione per sostenere questa cosa. Quindi è deleterio questa cosa. Sta pesando in modo importante nelle aziende. Questo standard è già disponibile, ma non c'è un gestionale che lo abbia pensato nemmeno. Noi che giriamo per le aziende, ce ne sono ogni azienda ha inventato il suo standard Excel. Perché ognuno si è inventato il suo, con più o meno colonne, chi mette il codice cliente, chi che mette il codice fornitore, chi che mette la descrizione, gli articoli sono scambiati, la dimensione, cioè è un casotto. Ogni volta, e quando sei riuscito a interfacciare due aziende, è la volta buona che uno si inventa, ah, ma mi serve un'altra colonna in più, un'altra volta giù. È permanente questa cosa qua. Ne abbiamo aziende che ne hanno 10-15 connettori, quindi formati diversi che gestiscono in entrata e in uscita. Ogni giorno ce n'è uno che non funziona, perché uno si inventa una cosa diversa. Questo sistema qua ha eliminato a monte la cosa, perché essendo uno standard, nessuno si può inventare niente. È già previsto tutti i campi che a uno gli possa servire, se vuoi li utilizzi, se non vuoi non li utilizzi, ma sono già tracciati. Quindi si tratta solo di utilizzarli. Udo lo fa, abbiamo scelto questo perché ci sta bene sul nostro territorio, ma in realtà Udo è molto avanti su questi aspetti qua. Vede le esigenze ancora prima che noi ne avremo bisogno. Questo qua per me lo vediamo quotidianamente che incide in modo pesante economicamente sulle aziende, perché ci sono persone che perdono il tempo, oltre che rompersi le scatole tutto il giorno, a fare operazioni ripetitive e che poi transitano con gli errori dentro. Perché succede anche che si buttano dentro dati sbagliati in azienda, provocando miliardi di problemi. Comunque, per chi non l'ha capito, questo qua si tratta di un PDF normalissimo e nello stesso file del PDF c'è un secondo strato. Dove sotto ci sono le informazioni che un gestionale riesce a leggere. Quindi quello che noi leggiamo come, con lettere e numeri, il gestionale lo percepisce come dato e viene acquisito dal gestionale e caricato immediatamente. Quindi basta solo darlo in pasto, ci troviamo già la bolla o la fattura o l'ordine già caricato. E a standard sudo. Beh, qua spiego un pochettino come funziona la storia. Come vedete ci sono EDI e XML che creano insieme. UBL e General PDF. Tra l'altro, non hanno inventato niente di straordinario perché in realtà è tutto già presente, perché stiamo parlando di strumenti che esistono nel mercato da 20-25 anni, anche di più, perché l'EDI su cui si basa è antichissimo, quindi sono sistemi molto collaudati e ben affidabili. Quindi non hanno fatto niente di straordinario, hanno messo insieme quello che c'era disponibile. Quindi, Udo è lo strumento del futuro, ci propone già tutto. Pronto per partire, non è uno strumento per tutti, capiamoci subito, quello ci tengo a dirlo, nel senso che è predisposto per qualsiasi cosa, ma sappiate che o vi adattate a quello che Udo vi propone o dovete fare voi uno sforzo per farlo funzionare. C'è un piccolo gap tra quello che non immaginate che è tutto pronto, che cacciate sulla spina e funziona, però ci sono buoni presupposti per farlo funzionare come a voi vi serve. Adesso io volevo parlarvi un attimino di questo OCA e di Udo.
Perché ci sono anche qua dei motivi ben fondati per cui noi siamo qua a parlare di Udo. Perché ci sono dei vantaggi anche futuribili. Oggi chi investe nel software di un'azienda pretende che questi soldi che io sto mettendo in questa azienda mi durino nel tempo, non siano buttati via. Le garanzie in caso di Udo vengono date da questa OCA, anche da questa OCA, che non è altro che un'associazione che segue Udo. Per lo sviluppo, una comunità che segue Odoo nello sviluppo del software. Oggi qua ci sono tra presenti qua in sala delle persone che lavorano anche in OCA e qua ne abbiamo un rappresentante molto appassionato e contributore da anni in OCA e avrei piacere se dice due parole su come funziona OCA e cosa serve e cosa ci può dare come che vantaggio ci dà il fatto di avere OCA alle spalle di Odoo. Certo, grazie. Allora, innanzitutto mi chiamo Davide Corio, come ha detto Marcello. Beh, innanzitutto lo capirete dal mio accento, non sono di qui, Ah sono un sì. ospite. E che cos'è questa OCA? OCA è un'associazione con sede a Ginevra in Svizzera che raggruppa appassionati, aziende, freelance che lavorano attorno al mondo Odoo. Qual è lo scopo di questa associazione? Lo scopo di questa associazione è tutelare e soprattutto coinvolgere tutto quel mondo di personaggi che sviluppa contributi esterni al software Udoo. Come ha anticipato Marcelo, è un software che viene sviluppato e mantenuto da una società belga che però si limita a scrivere il core di questo software. Tutto il resto dei moduli, come possono essere i moduli della localizzazione italiana, ma tutto quel set di migliaia e migliaia di funzionalità aggiuntive che possiamo installare sulla versione base viene manutenuta da persone esterne che non hanno un rapporto commerciale con la casa madre. Queste persone, per essere tutelate dal punto di vista legale, ma anche per avere un nome, un cappello con il quale presentarsi, fanno parte di questa associazione OCA. Come funziona questa associazione? Beh, innanzitutto è un'associazione alla quale ci si può iscrivere. Grazie a questa iscrizione si ha la possibilità di contribuire con la scrittura di codice, ma non solo, perché se non siete degli sviluppatori potete contribuire con le traduzioni, con la scrittura di documentazione o altre attività. Grazie a questa associazione abbiamo anche la possibilità di organizzare quelli che chiamiamo sprint. Gli sprint nel mondo informatico sono dei momenti di aggregazione in cui gruppi di persone, solitamente sviluppatori piuttosto che traduttori, si riuniscono in un determinato posto, perché ovviamente essendo un'associazione a livello mondiale è normale che collaboriamo da remoto, però ci sono dei momenti in cui vogliamo trovarci di persona, come è successo in questi giorni, ci troviamo in un determinato luogo, ci prefiggiamo degli obiettivi, perseguiamo questi obiettivi e una volta scriviamo un modulo aggiuntivo, un'altra volta traduciamo delle componenti mancanti e così via. In questi giorni ci siamo concentrati su due argomenti. Uno era colmare alcune lacune del modulo produzione di Udoo, altri punti importanti erano ad esempio la discussione e l'approfondimento di tutto ciò che riguarda il ciclo di una service company, i rapportini di lavoro e così via. Quindi ci troviamo in un luogo, come è successo in questi giorni, e lavoriamo assieme. Lo scopo di questi sprint quindi non è trovarci per divertirsi, ma è trovarci per lavorare. Stranamente è così, una cosa, guardate, per me, io non è tanti anni che lavoro, che mi sono interfacciato in questa realtà e ho trovato assurdo dal punto di vista, no assurdo, mi ha colpito il fatto di trovarci sacrificando il nostro tempo, perché ognuno di noi ha rinunciato a giornate di lavorative piuttosto che alla famiglia, per trovarci insieme a discuterne, a collaborare, a contribuire a questa unica entità alla quale tutti versano. Tutti versiamo qualcosa, immaginate che questo a livello mondiale provoca un effetto valanga, perché ognuno contribuisce con una piccola parte, con un piccolo pezzo, ma aggiungendo questo qua in un unico contenitore crea un volume di codice, tanto è vero, non so se tu magari mi confermerai se è vero o no, che la OCA si è presentata attualmente nel 2017 come la principale associazione di versamento, cioè quella che ha versato più righe di codice open source a livello mondiale. Quindi pensate, chi scrive per regalare il codice, per versarlo alla comunità, a livello mondiale, la prima è questa OCA. Perché effettivamente ci sono migliaia e migliaia di applicazioni che vanno a interfacciarsi a questo Udoo per arricchirlo, per potenziarlo, per migliorarlo. Quindi
Quindi è un effetto un po' strano. Infatti, anche qua al polo, chi coordina il polo, le abbiamo informato di questa nostra intenzione di fare questo sprint e non aveva capito, come anch'io, inizialmente qual era lo scopo, l'intenzione, come funzionava. Quando glielo abbiamo spiegato, anche lui è rimasto perplesso da questo sprint, che non era un concetto così chiaro. Ci troviamo insieme, esperti del settore, in varie specialità, per contribuire tutti alla stessa causa. Questo, moltiplicato per milioni di persone che lo fanno al mondo, fa una cosa incredibile, che è quello che ci troviamo oggi come ONU. Chiaro? Domande? Va bene, grazie. Adesso vi parlo un pochettino di quello che abbiamo fatto quest'ultimo 2017. Noi siamo imbarcati in questa storia di Udo circa 2 anni fa. E l'abbiamo scoperto quasi per caso, ma ci è piaciuto subito l'approccio, il modo di fare, il modo in cui si propone così trasparente, così aperto, che ci è piaciuto. Anche se non è facile entrare in questo ambiente, non è facile capire quali sono le mosse, come si muove nel sistema, però un po' alla volta l'abbiamo capito. Per un anno ci siamo riuniti, anzi ci riuniamo ancora tutti i giovedì sera qua al Polo che ci ospita per parlare di questo Udo. Un po' di gente qua, membri soci del PNLU, ci troviamo per discuterne, per scambiarci le idee, e abbiamo creato dei prodotti finiti, che abbiamo fatto dei lavori pratici come si fanno a scuola. E il primo che abbiamo fatto è questa Uduita, che in pratica cosa è che abbiamo fatto? Abbiamo preparato una scatola chiusa, dove c'è chiusa, si fa per dire chiusa perché è completa, non perché sia chiusa effettivamente, perché è una scatola completa, dove dentro ci abbiamo messo Udo. E ci abbiamo messo tutta una serie di moduli sviluppati dalla OCA di prima, quelli che hanno sviluppato la comunità italiana per la localizzazione italiana. Perché Udo in Belgio giustamente non si va a preoccupare per la fattura alla pubblica amministrazione, perché non è un problema del Belgio fare la fattura PA. In Italia serve. Bene, c'è la comunità OCA che ha creato il modulo per la fattura pubblica amministrazione. Noi abbiamo messo dall'Udo, le abbiamo messo la pubblica amministrazione. Abbiamo messo la ricevuta bancaria, che anche quello a Bruxelles non esiste. Abbiamo messo il DDT, che non esiste nessun altro che se non in Italia. Cioè, abbiamo creato un insieme di presupposti per cui Udo è diventato a tutti gli effetti ITA, per quello Udo-ITA. Oggi, poi, se volete, andate sul nostro sito, vi scaricate questa ISO, dentro c'è Udo, è già localizzato per l'Italia. Quindi, con tutte le esigenze che un'azienda normale può avere, basta scaricarvelo. E lo potete usare. Tra l'altro lo potete anche installare, non solo usare, potete installarvelo e farvi la vostra rete in casa. Oltre a questo, scusa. Aggiungiamo Sì. che è fatto in un sistema operativo che è Ubuntu oppure anche Ah, sì. Debian. Non so se conoscete cos'è Ubuntu o Debian, comunque sono dei sistemi operativi Linux open source che non devo pagare una licenza. Quindi io in questa chiavetta parte questo nuovo sistema che ho già tutto preinstallato. Forse qualcuno di voi già usa questi sistemi, comunque c'è già un Office, si chiama LibreOffice, dove io ho tutta una serie di applicativi per l'ufficio, quindi per scrivere, per una sorta di foglio di calcolo, eccetera. E poi c'ho, tra le varie cose, Udo. Udo che è sostanzialmente un ambiente dove io attivo le funzionalità che mi servono, un po' come un telefono, dove io ho il market, mi piace l'applicazione per fare la spesa o dirmi quello che devo andare a prendere al supermercato. E mi installo l'applicazione Udo, è un po' simile. Io apro, lui si apre una pagina con tante applicazioni, io seleziono quella che mi interessa e si attiva. Tra le tante cose che ad esempio può servire anche per chi non ha da attivare un gestionale, però con Udo posso ad esempio gestire i progetti. Io ho tanti progetti da fare, posso attivare la gestione progetti e consuntivare il tempo che c'è fatto nei vari progetti che sto seguendo. Potrebbero essere anche dei progetti per mio figlio, per la scuola materna o che ne so io. E oltre a queste cose qui ce ne sono mille altre applicazioni possibili. Però dovete un po' curiosare oppure Venire mandarci qua. qualche messaggio a noi o venire qui e noi vi spieghiamo. Sì, è molto ricco. In realtà non sarebbe mai sufficiente il tempo per spiegarvi le potenzialità che ha Udo sia nel suo modulo standard, sia con le migliaia di applicazioni che si possono installare dopo.
perché tutti i contributi che vengono fatti a livello di OCA come prima sono tutte integrate, quindi ce ne sono, non so, ho visto l'altro giorno ad esempio il modulo per il dentista, quindi se un dentista vuole installarsi e fare la gestione dei suoi turni dei pazienti, si installa Udo, si scarica il modulo del dentista ed è già operativo. Cioè, parlavamo stamattina, siamo talmente così in antitesi a quello che le aziende sono abituate a avere a che fare, che si fa fatica a crederci, perché vuol dire in una chiavetta, anzi in un file che vi facciamo scaricare gratuitamente e che potete utilizzarlo, avete un sistema gestionale aperto, web, basato su web, multipiattaforma, cioè potete far funzionare un'azienda con un costo zero, per dire, perché volendo teoricamente zero, potete far partire un'azienda medio o grossa, dove che è inconcepibile questa cosa qua, non c'è nessuno al mondo che si propone, ha mai proposto una cosa del genere. Qua lo stiamo facendo, è un po' strano, è difficile perfino per noi trasmettervi questa idea, ma vi assicuro che è vera e che il futuro è su questa strada. Magari noi siamo troppo avanti, bisogna aspettare il tempo che maturiate e capire perché abbiamo scelto questa cosa, ma sono convinto che man mano che passano i giorni, io mi sono reso conto negli ultimi periodi, più si trasmette questa idea che l'open source è un vantaggio sia per noi che lo proponiamo, sia per chi lo sposa e lo prende suo, perché alla fine ci fa diventare padroni di noi stessi, ci dà più libertà, ci dà più sicurezza a tutti quanti. È un progetto, come si dice, win-win. Vincono tutti. Perché in tutta questa storia voi mi dite, ma i soldi chi li mette? Perché è normale che non si ponga questa domanda. Chi ha speso dei soldi? Il signor Udo S.A. Ma gli ritorna anche lui questa cosa qua, perché oggi noi ci troviamo qua, noi gli stiamo facendo pubblicità ai signori in Bruxelles gratuitamente. Quindi se tra di voi c'è qualcuno che gli viene in orecchio e poi lo trasmette a qualcun altro, che poi va a finire in una grossa società che sottoscrive un contratto con Udo S.A. ed è contento di farlo, alla fine ha guadagnato anche Udo. Quindi c'è tutto un motivo per cui questo ecosistema sta in piedi e questa economia può reggere e dà più sicurezza a questo tipo di economia che se non quella basata su un canone annuale o su un contratto che viene fatto tra azienda, fornitore e chi usa il software, perché quello è legato all'effettivo bisogno dell'azienda a continuare a incassare. Chi vende una licenza oggi e vi dà il software oggi continuerà a esistere finché ci saranno altri che verseranno ancora soldi, se non voi, altri vostri paralleli che continueranno a versare. Dal momento in cui questa azienda che vi ha fornito il software non potrà più stare in piedi, automaticamente voi anche vi trovate nudi, perché non avrete più nessuno alle spalle. Questo sistema non si basa su un sistema economico puro al quale bisogna versare perché stia in piedi. Sta in piedi da solo, garantendo più sicurezza un sistema di questo genere, una struttura basata in questa architettura economica, che se non quelli che siamo abituati a pensare. Basta che riflettete un attimo su Google. Tutti usiamo Google, tutti i giorni. Quale servizio ci dà Google? Un valore assoluto incredibile. Quanto lo paghiamo? Niente. Eppure è un'azienda che fattura milioni di milioni. Quindi il sistema economico, in realtà, come lo pensavamo fino a qualche anno fa, è superato. Non è basato solo su un dare e un avere diretto. Ci sono dei cicli che ci possono dare la possibilità di sopravvivere e di vivere tutti quanti insieme con un'economia anche più sana, con dei valori più sani che sono quelli che erano validi fino a qualche anno fa. Mi sono appassionato a questo argomento qua, come vedete. Ok, parlavamo dell'Udo ISA, che è l'ISO Udo ITA, che era il primo progetto che abbiamo fatto, e quindi vi invito a chi non l'ha fatto di scaricare e di provare questa cosa qua che è interessante. Secondo argomento è lo Sprint Code, che ne abbiamo parlato prima, che sono stati questi due giorni passati che ne siamo trovati, abbiamo discusso, è stata per noi una prima esperienza molto positiva, noi che abbiamo partecipato ci è piaciuto tanto, ho avuto anche delle richieste di ripetere, vediamo se per il prossimo anno se c'è qualcuno che ci dà lo spazio, noi magari volentieri possiamo pensare di riproporlo per il prossimo anno, vediamo di organizzarci magari con più tempo, così coinvolgiamo più persone anche in questa idea qua. Di feedback anche mi interessa come tipo, in modo che noi prepariamo. Sì, certo. Beh, io ho già avuto dei feedback positivi, nel senso che ho avuto persone che mi hanno contattato, che gli sarebbe piaciuto. E secondo me quest'anno siamo stati stretti con i tempi e quindi abbiamo potuto prepararlo, ma è stato anche un bene così, perché essendo la prima esperienza anche è giusto farla in dimensione ridotta per poter anche migliorarci. Sì. E l'ultimo progetto, il più gustoso,
come vedete, si parla del... di sagra. E qua, anche qua si tratta di un altro esperimento che abbiamo fatto, sempre come gruppo Udu, che ci teniamo tantissimo, e quindi quest'estate, quando andrete a mangiare a qualche sagra, vi ricorderete di noi, perché ci sono delle sagre che ci hanno contattato, alle quali stiamo fornendo un pacchetto Udu verticalizzato, quindi pensato per un utilizzo di una sagra. Anche se sembra assurdo, si può usare Udu anche per gestire una sagra. Noi, grazie all'esperienza di qualcuno dei nostri soci che lavora in sagra, abbiamo avuto tutta l'analisi di come funziona una sagra, perché non è così scontato come uno dice vado a pagare e mi arriva il piatto sul tavolo o vado a ritirare. Non è così semplice, ci sono tutta una serie di movimenti sotto che fanno funzionare le sagre. Essendo che noi siamo programmatori, dobbiamo fare le cose complicate, se no non ci piacciono. Quindi l'abbiamo anche strutturato in modo tale che non funzioni solo bene per una sagra, deve funzionare per tutte le sagre. Quindi abbiamo pensato di poterlo cablare che funzioni per una postazione, per due postazioni, tre casse, quattro casse, la cucina, il bar, e insomma, viene fuori un bel lavoretto. Ci stiamo lavorando da qualche mese, siamo a buon punto. Il prossimo mese, a marzo, facciamo il primo test in una piccola sagretta di Francenigo, che facciamo un pranzo a mezzogiorno, e facciamo il nostro primo test, ma l'intenzione sono già di quest'estate di lanciarci in massa su questa cosa. Questo progetto qua sicuramente verrà pubblicato gratuitamente, anche questo potrete scaricarvelo, e se siete in grado ve lo installate e lo usate, se no siamo con noi per aiutarvi. Ma lo stesso concetto dell'Uduita, noi lavoriamo per proporre alla comunità, chi vuole lo può usare, lo può provare. Per dirvi una cosa, per dirvi una chicca così del sistema, voi alla sagra siete abituati ad andare a fare la coda, aspettare la cassa, pagare e aspettare il piatto. Beh, qua no, qua noi pensiamo sì di prevediamo quel percorso là tradizionale per chi non è in grado di fare altro, chi è abituato a fare così continuerà a farlo con il solito bigliettino, ma proporremo alle sagre che vorranno farlo di mettere dei totem, quindi degli schermi touch, che chiunque vuole ordinare si avvicina allo schermo, sceglie quello che vuole mangiare, si fa lo scontrino, va alla cassa, paga, quindi con lo scontrino già paga la cassa e l'ordine è già operativo. I più coraggiosi potranno usare il cellulare, quindi al posto neanche usando il totem, dal proprio cellulare potranno fare l'ordinativo, vanno alla cassa, pagano e l'ordine è pronto. E più futuristici ancora, da casa propria, prima di partire alla sagra, possono creare l'ordine, si presentano alla cassa, pagano e mangiano. Quindi pensiamo che quest'anno le sagre avranno un grosso successo grazie a i nonni connessi, i ballatori di liscio connessi. A parte gli scherzi, effettivamente abbiamo notato che in realtà le sagre sono migliorate tantissimo come performance, come qualità, come servizio di cucina. In quasi tutte le sagre si sono attrezzati benissimo per quello che è la cucina, sono attrezzati con cucine di acciaio inox ultramoderni, con tutti i gas, sono veramente organizzati, perché siamo bravi per fare le cose manuali, ma la coda alla cassa è sempre stata. E quindi noi con questo pensiamo di portare il problema un'altra volta in cucina, perché noi li invadiamo di bigliettini, di ordini pronti per partire, e devono darsi da fare per cucinare. Quindi un bel progetto che vi terremo informati come andrà a finire quest'estate, ma sono sicuro che andrà molto bene. Bene, basta, vediamo se c'è un'altra, no, non ce n'è un'altra, anzi devo ringraziare il PNLUG che ci ha ospitato, che ci ha dato l'occasione di poter organizzare questi tipi di incontro, anche lo Sprint è grazie al PNLUG, e non solo al PNLUG ma anche al Polo Tecnologico che ci ospita, che ci dà lo spazio per poter organizzare. Senza queste due entità oggi noi non avremmo queste magliette viole, se ve lo assicuro, perché è così, perché nessuno di noi si sarebbe mai avventurato ad approcciare a Udu senza avere qualcuno alle spalle, del poter essere un gruppo di persone a cui attingere e appoggiarci uno con l'altro. Quindi dobbiamo solo ringraziare questi due enti che ci danno questa possibilità. Questa è una formula, adesso parlo da consigliere del consiglio direttivo PNLUG, una formula che noi cerchiamo di spingere, nel senso che PNLUG è una comunità variegata, nel senso che vai da pensionato allo studente al semplice nato, e quello che cerchiamo di fare è vediamo che parlare, toccare con mano tecnologie veramente potenti, recenti, che evolvono continuamente, fare dal passo comunque lo puoi fare solo sperimentando insieme. Quindi il fatto comunque di avere
una socialità, trovo creare una comunità in cui riesci anche la sera magari a dire boh, facciamo una prova noi per divertimento, ma stiamo provando una cosa in realtà che può avere anche delle potenzialità elevate. Allora nel frattempo fai insieme, fai formazione, divertimento, anche test, scopri potenzialità, collaborazione anche con possibili colleghi magari in attività lavorativa, no? E rimani al passo con qualcosa per cui tutti i classici non riescono in quei tempi, no? Mai discutevo anche così a margine dell'evento con alcuni di voi, avete notato quando parlavamo con l'una nel senso di classe, di quello che hanno fatto gli anni, sono pochissimi anni fa, diventava tutto talmente veloce per cui tecnologia, ma non solo, anche le mutazioni del mondo del mercato, voglio dire, per cui veramente devi trovare delle nuove modalità di stare al passo. Allora noi nel nostro piccolo, voglio dire, come azione, come comunità, questa soluzione di trovarsi, sperimentare assieme e condividere quello che ognuno magari ha visto, discutendo anche animatamente, però è una formula che funziona a tutti i livelli. Quindi è un invito, nel senso, applicatela voi altrove, oppure anche voi ad arricchire la diversità della nostra comunità per portare valore. Quindi può essere Duduma, sto cercando qualsiasi buona proposta, Arduino. Adesso stiamo attivando un gruppo Arduino, riattivando, e qualsiasi cosa che piace alle persone che vogliono mettersi a disposizione, e insomma, per quanto possiamo avere disponibilità del luogo e delle persone che vogliono. Certo, certo, sì, no, infatti è un'occasione non indifferente, dà luogo e secondo me ha dato buoni frutti, perché noi siamo un esempio ma non è l'unico che ha dato buoni risultati, quindi da continuare. Va bene. L'esercizio. Quale? Lo scenario futuro della visione. Sì, l'abbiamo detto prima. Sì, 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 abbiamo detto prima, anzi, in realtà Udo... quello che propone oggi Udo, che lo dicevo prima, tu non c'eri, ma quello che propone oggi Udo è il futuro. Per noi è il futuro, per noi nel Nord-Est è il futuro, ma in Udo è già una realtà. E questa è la differenza. In realtà Udo è troppo avanti per quello che siamo noi. Dobbiamo essere consci che le nostre realtà devono recuperare tanta strada. Siamo arretrati da questo punto di vista. Quindi Udo è il futuro per forza, perché non c'è un gestionale, non c'è un ERP che prevede le funzionalità che Udo già le propone da standard. Quindi lasciamo perdere cose straordinarie. Se dove trovate un gestionale che vi fa, che dall'ordine del, vi fa l'ordine dell'e-commerce, il cliente che vi si collega dalla Cina, per dire dalla Cina, ma comunque da qualsiasi posto al mondo, vi ordina un articolo che voi avete al magazzino, vi ordina 10 pezzi dal momento in cui lui ha pagato, e quindi avete la sicurezza di averlo venduto il materiale, e la vostra giacenza al magazzino cala di 10 immediato, senza niente, una semplicità assoluta. Perché? Perché è tutto collegato, il sito di e-commerce è collegato con la vostra giacenza al magazzino. Quando parte l'ordine sono 10 pezzi in meno, voi li avete ancora là, ma sono già impegnate, già venduti. Quindi se arriva un altro ordine o via web o telefonicamente, voi vedete al magazzino non c'ho più la giacenza. Come? Se sono 10 pezzi, no, sono già impegnati sul... Questo vi dico io che non succede sulle aziende normali, perché l'ordine che arriva via web è finito sul portale web dell'attività, del programma che gestisce il web, e quindi io lo verrò a sapere solo dopo, quando li ho già rivenduti gli stessi pezzi a un altro, e quindi viene fuori il macello. Prego. È l'unico per forza. Ma in realtà in Udo viene integrato, cioè la contabilità è uno dei moduli di Udo, uno dei moduli fondamentali di Udo, ma non è il più importante, è uno dei tanti. Se andiamo a vedere le schermate di Udo, c'è un modulo apposta, perché come diceva prima Andrea, sono delle app che tu installi a volontà, quindi se a te devi fare solo il sito internet della contabilità non te ne frega niente e non le installi. Ma nel nostro Udo Ita è prevista la contabilità, perché devi far bolle, devi far fatture, quindi l'abbiamo installata. Quindi è una tua scelta gestire o no la contabilità. Ovvio che in un'azienda qualsiasi la contabilità diventa fondamentale. A quel punto la si sceglie, quindi l'attivo, come attivo un'app sul telefonino, dico questa la voglio, lui si attiva, automaticamente viene tutto agganciato,
perché viene tutto intrecciato, quindi le giacenze, i conti, le banche, i clienti, i fornitori, viene tutto cablato e tu hai la contabilità funzionante, compatibile con tutte le altre funzioni dell'azienda. È molto ben pensato. E da informatico ti dico che per di più la cosa più difficile che fa, e lo fa bene Odoo, è che se te un domani quell'applicazione che hai utilizzato non ti serve più, hai lo sfizio di dire non la voglio neanche vedere, clicchi disinstalla e lui ti tira via quell'applicazione, quindi non la vedi più, ma non solo, tira via anche tutti i legami che aveva verso le altre applicazioni, quindi tutti i connettori che erano stati preposti per farla funzionare vengono tolti, quindi lasciano la tua applicazione pulita di quello che era prima. Se non ci se sono lui uomini. È amministratore però. Sì, sì. lo è, lo conosco. Sì. Sì, dietro c'è tutto il discorso dei permessi. La sicurezza, i permessi, eccetera. E se non hai fatto movimenti, perché se giustamente tu fai dei movimenti, anche se disinstalli l'applicazione, i movimenti storici comunque rimangono, quindi non vengono tolti. Ma una cosa che è forse più difficile da fare da informatico è togliere un qualcosa, e dillo a uno che viene da Windows, togliere qualcosa senza lasciare tracce. Tu disinstalli un'applicazione da Windows, ma vedi il registro di applicazioni, è tutto scritto là, perché non viene ripulito. Non andiamo a invadere, diciamo che non è facile. C'era una domanda. Sì, scusa. Tesoreria, aiutami. Banche, rapporti bancari. Sì, intendi. Beh, è già integrato nel modulo contabilità. E la possibilità di prendere gli estratti dal conto bancario, portarli dentro e quindi sincronizzarli e fare Sì. No, ci sono tutta una serie di integrazioni della banca, che può essere un CSV normale o un formato predefinito. Quello gli viene preso, viene buttato dentro, tu fai la ricostruzione grafico che ti permette di dire ok, Mario. Di solito come la semi sono dentro come ma guarda, grazie, perché io di tesoreria velocemente ti lascio, sì. Se no io sarei, perché valorizziamo il fatto che se siete a disposizione in saletta 1 al primo piano, certo. I cartelli lo indicano, sono proprio lì anche per il restante pomeriggio, per chiunque voglia certo. Approfondire, no? Io sfrutterei questo. Non ci sono domande veramente veloci, considerazioni di chiusura. Adesso inizia un nuovo intervento comunque Odoo. Sì, però diverso. Diverso, però. No, non è solo su Odoo, adesso. Grazie a tutti.